Una meravigliosa giornata di sole a Taranto, nel borgo antico, via Garibaldi, proprio la parte che si affaccia sul mare. Rete a raccolta, ossia l'insieme di associazioni che in molte occasioni supporta come volontariato Chima Ambiente Amio, e qui appunto a raccolta, perlustrando nel mare, andando a individuare quei rifiuti nocivi certamente per l'ecosistema, e quindi un'azione davvero meritoria per rendere il nostro mare, il nostro oro, perché di oro si tratta, sempre più pulito. Siamo con Francesca Boccardi, che è presidente di Siamo Taranto, l'associazione, una delle associazioni di Rete a Raccolta. Siamo Taranto, come si legge dalla maglietta, con la A maiuscola, proprio di Amo, amare Taranto. Cosa avete trovato questa mattina nella vostra pesca miracolosa? Purtroppo ogni volta ci imbattiamo in rifiuti di ogni genere. Abbiamo raccolto un triciclo per bambini buttato in acqua, tantissime bottiglie di vetro, cordami di sicuramente attività legate alla pesca, tantissimi frammenti anche di polistirolo, perché quello rappresenta uno dei rifiuti più frequenti che si trovano sulle nostre coste. Proprio per la leggerezza viene trasportato molto facilmente dal vento e purtroppo si sbriciola anche in tantissime parti, per cui rappresenta veramente un danno notevole per l'ecosistema marino. Un appello quindi a essere più civili, anzi civili, perché voi state, come dire, rattoppando, passatemi l'espressione, una situazione che altri hanno determinato. Sì, noi diciamo che cerchiamo di sensibilizzare con il nostro esempio concreto ad avere maggiore rispetto per la nostra città, per le nostre bellezze, per il nostro mare, anche perché voglio dire, per quanto riguarda i pescatori, sono loro che vivono del mare, per cui dovrebbero prendersi anche cura dell'ambiente in cui appunto traggono il loro lavoro e il loro guadagno. Questo è il nostro augurio. Oggi siamo tantissimi, tanti ci stanno vedendo. Giovani e meno giovani. Giovani e meno giovani, abbiamo anche qualche bambino veramente piccolo. Questo serve come strumento appunto educativo. Sì, educativo, perché noi cerchiamo di appunto coinvolgiamo nelle nostre iniziative i bambini, che rappresentano appunto il futuro, ma soprattutto possono educare i grandi ad avere rispetto.